Buongiorno! Sì, ho rifatto il letto e sì, avevo intenzione di alzarmi, vi giuro, ma poi alla fine ha vinto il fatto, ok? Ho già rifatto il letto, posso ritornare a sdraiarmici sopra. Ho fatto un po' come fanno i gatti, cioè quando io rifaccio il letto loro si buttano di nuovo qui e me lo distruggono. Sapete che io la domenica faccio un sacco di fatica ad ingranare, anche se ho già mille idee in testa su come passare questa fantastica giornata in cui non dovrò lavorare. Perché in realtà domani è il 2 giugno e penso che tantissima gente farà il ponte. Io no, invece, perché ho delle scadenze in ufficio. Io tutti i primi del mese devo fare appunto i registri IVA e quindi non sarei potuta rimanere a casa e non avrei potuto fare il ponte. Infatti, domani mattina andrò a lavorare e poi in realtà mi sto ingegnando per fare comunque qualcosa il 2 giugno, magari scendere a Milano. Volevo andare a trovare Gaia, adesso vediamo perché è tutto work in progress. Devo ancora darle il regalo di compleanno, quindi no, vabbè, è stato il 27, a mia discolpa, voglio dire che non avrei avuto modo di darglielo perché ero sempre a lavorare, però mi piacerebbe il 2 andare giù a salutarla e andare a portarle il regalo. Comunque adesso voglio rimanere ancora un pochettino nel letto. Poi, da una parte, è peggio quando io rimango a letto di più, perché nel mentre che sono qui continuo a pensare e mi vengono in mente sempre più cose e idee bizzarre di cose da fare. Quindi in realtà è tipo il mio momento in cui mi programmo la giornata e non va bene, cioè è meglio che resti qui il meno possibile e che mi tenga impegnata e inizi già a fare le altre cose. Ecco che qualcuno appena mi sono alzata ha preso il mio posto. Questo è Tiffany e lo distinguete da Neo perché ha gli occhi strabici. Guardami un attimo, amore. Eh? No, non si vede tanto, però lui ha gli occhietti strabici, ma ci vede benissimo. Ecco che arriva anche l'altro. Invece questo è Neo, il gelosone che è arrivato appena ho detto Neo. Ciao Neo. E lui lo distinguete perché è più rosso. Vai vicino a Tiffany un attimo. No, niente, si è dovuto mettere sul sacchetto, però lui ha gli occhi verdi e comunque è diverso perché è tutto rosso, mentre Tiffy è tutto bianco, è pochissimo rosso. Vedete che differenza? Cioè, per me sono completamente diversi, però in tante mi avete detto che non li distinguete ancora. Guardaci un attimo, Nio, Nio. Ecco, guardate che occhioni verdi. Oggi niente allenamento in ciclabile perché non avevo voglia di muovere la macchina e di scendere. Tra poco devo salire ad Aosta per andare dalla mia amica e la raggiungo in pausa pranzo. Quindi ho detto non sto a muovermi. E in realtà non avevo neanche tanta forza di fare allenamento perché ieri ho fatto la VIP. Sì, non ho male. Sono riuscita a fare 10 km senza avere nessun tipo di dolore. Stamattina gambe. Oh. Distrutte, quindi ho detto vabbè, faccio solo qualche esercizio e io in questi casi sfrutto volentieri il giardino perché comunque vedete che c'è qui questo gradino che mi permette di fare gli step up e poi per il resto mi metto qua in giardino a fare gli squat. Anche ringraziarvi tantissimo perché grazie a voi ho capito che stavo sbagliando a fare gli squat. Cioè, quando ho fatto il video era la fitness routine, in tantissime mi avete detto che appunto facevo gli squat nel modo sbagliato. E adesso sono andata su internet a cercare un pochettino di informazioni in più e credo di essere riuscita a farli nel modo corretto, nel senso che mi posiziono una sedia, bambino che piange, tutto nella norma qui. E è piccolino, poverino. Comunque mi posiziono una sedia e cerco proprio di andare a sedermi, quindi di fare il movimento praticamente inverso a quello che facevo prima. Cioè, se non me lo dicevate, rischiavo di farmi del male, ma proprio tanto. Mi sono già scaldato un po' di latte al microonde e oggi voglio mangiarlo con questi biscotti che ho ritrovato finalmente da Carrefour. Questi qua sono della marca Arte Bianca. Sono praticamente dei biscotti a forma di cuore con un sacco di gocce di cioccolato. Non sono troppo cioccolatosi, ma il giusto, quello che piace a me. E questi qua sono fatti senza latte e senza uova. Mi piacciono un sacco i prodotti di questa marca, anche se è difficile che riesca a trovarli al Carrefour, non sempre li trovo, però hanno tantissime cose. Adesso io perché voglio fare la golosa e volevo anche le gocce di cioccolato, però vi assicuro che anche gli altri biscotti mi pare che siano fatti tipo a forma di fiore, anche quelli sono buonissimi, cioè io tutti i biscotti che ho provato di questa linea li adoro, molto di più di quelli magari più industriali tipo Mulino Bianco, eccetera.
anche perché li trovo più facili da digerire, mentre per esempio gli abbracci, che a me sono tipo i biscotti che piacciono di più in assoluto, e anche i pandistelle, mi piacciono un sacco, ma faccio stra fatica a digerirli. E adesso vorrei tanto mettermi a mangiare con il mio latte in giardino, ma come posso fare? Non ho il tavolino, cioè non ho modo di fare colazione in giardino, dobbiamo assolutamente risolvere questa cosa. In tante, per fortuna, mi avete consigliato di guardare sul sito di IKEA e mi avete aperto un mondo. Infatti, sto tra le varie opzioni che sto valutando per il 2 giugno, sto anche pensando di andare a fare un giro da IKEA e tutta nella parte degli esterni, perché ho visto dal sito che hanno delle cose bellissime. Voglio anche andare dall'IKEA perché voglio prendere una cornice o voglio vedere se la trovo. Una cornice per questo qui, che è il disegno che mi aveva fatto Deborah. Quindi Debbie Arts, questo è bellissimo, è praticamente, non so che in questo momento forse non mi assomiglia tantissimo, però dovrebbe essere una specie di caricatura o di manga fatto, ispirato a me, no? E non ho ancora trovato una cornice e oltretutto datemi un consiglio perché non so bene dove metterlo. Non so se metterlo direttamente qua sul comodino al posto di questa sveglia che mi piace tanto, ma è bloccata, è sempre ferma alle 3:05 del pomeriggio, nel senso che se l'attivo, il ticchettio mi sveglia durante la notte. Oppure se usarlo per riempire questa parete, quindi metterlo qua vicino alla bacchettina degli smalti e sì, vicino a questa bacheca, quella degli smalti, o qua tra la bacheca e la scritta, ma mi sembra che poi sia troppo pieno il muro. Non lo so, datemi un consiglio voi e soprattutto se avete visto delle cornici che secondo voi possono essere un po' carine. Non troppo elaborate perché voglio una cosa comunque standard. Non voglio una cosa troppo elaborata perché voglio proprio che il disegno renda al massimo e non voglio che sia, tra virgolette, imbruttito o comunque perda di valore per la cornice. Però se ne trovate qualcuna che avete da consigliarmi, fatemi sapere dove prenderla e anche dove posizionarla secondo voi. Mentre aspetto che venga mezzogiorno per andare a prendere la mia amica, spero che mi sentiate perché c'è un vento incredibile. Mi sono fermata qui alla CIDAC perché stasera voglio farmi l'insalata di riso e mi mancano alcune cosine, tra cui quella fondamentale, il riso. Non mi sono accorta di averlo finito, meno male che ho controllato. Quindi adesso piccola spesa e poi si mangia. Ero entrata solo per comprare il riso e il formaggio, che erano le uniche due cose che mi mancavano per l'insalata di riso. E alla fine sono uscita con un mega bustone, perché praticamente ho trovato i prodotti Nuncas che in tantissime mi avevate consigliato sotto qualche vlog di tipo un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa. In tante mi avevate detto che sono dei prodotti validissimi per pulire la casa, e visto che oggi e massimo domani, cioè tra oggi e domani, mi tocca fare anche quello, ho detto vabbè dai, diamoci alla pazza gioia e ho trovato delle cose carinissime. Ho preso questo qui che è lo sgrassante multiuso e c'è scritto che è ipoallergenico senza nickel, wow. Poi questo che invece è il pavimenti profumati, quindi neutro, igienizzante, l'ho preso al profumo di agrumi. E poi ho preso questa cosina carinissima che non ho mai provato, che è un profumo a biancheria che va messo, ho letto, nel cestello insieme all'ammorbidente. Costano un pochettino perché il prezzo non mi sembrava per niente buono rispetto agli altri, quindi tipo le goccine costavano sui 7 euro le goccine da lavatrice. Però se effettivamente, come mi avete detto voi, e io mi fido un sacco dei vostri consigli, questi prodotti funzionano, magari vale la pena spendere un po' di più, però avere un buon risultato. Per me yogurt con il muesli ai cereali e i muesli alle mandorle, e invece lei si è preso un mega gelato, sì, questo è enorme, ed è tutto quasi Nutella e sotto è bacio di dama. Mamma, che, cioè, è enorme, non ci Me lo sta mangio tutto. nell'inquadratura. Voglio lamentarmi, però cavoli, ha fatto bel tempo tutta la settimana e siete testimoni voi perché ve l'ho fatto vedere nel weekly. Tutte le mattine il sole, oggi che non devo andare a lavorare, sono tranquilla, c'è un vento incredibile ed è andato via completamente il sole. È tutto nuvolo, adesso vi faccio vedere perché sennò non ci credete. Cioè, ci sono solo nuvole praticamente. Persino i gatti non hanno voglia di stare in giro, quindi voglio dire, c'è un motivo sicuramente. Pazienza, vuol dire che devo darmi da fare per pulire casa, sistemare il giardino sempre che il vento non mi porti via. E potrei anche pensare di fare il cambio degli armadi, è solo che ogni volta che dico la parola cambio e armadio nella stessa frase mi passa totalmente la voglia. Non so se capita anche a voi, ma quest'anno ancora più degli altri anni non ne ho voglia, cioè faccio proprio fatica
all'idea di dover cambiare tutto quell'armadio, di dover sistemare tutte quelle cose. Ieri, tra l'altro, mi sono dimenticata di farvi vedere i prodotti. O meglio, non è che mi sono dimenticata, che poi dovevo uscire, non ho più fatto in tempo. E volevo farvi vedere i prodottini che ho preso in erboristeria. Vabbè, questo qui è il miele che ormai eccolo, il favo che finalmente si vede. Comunque, questo è il bagnoschiuma con cui vi ho fatto una testa così, quindi lo conoscete a memoria. Poi questa qui che è della Puro Bio ed è una cipria compatta, è la 02 questa ed è fatta così, sembra molto molto fine come polvere, molto leggera, la proverò, vi farò sapere. Poi una palettina della Benecos, questa qui è con tutti i colori sul rosa, quindi quelli che io uso di più. Qua invece c'è un gloss però super coprente, sempre della Benecos. Questo qui è spettacolare nel senso che è pigmentatissimo. L'ho provato in negozio e veramente sono rimasta stupita. E qui dentro invece della marca Puro Bio c'è una matita che è super super morbida. Questa è una matita labbra, ma veramente anche questa è pigmentatissima. Io lo sapete che non ho tantissimi trucchi bio, anzi, in realtà ne ho proprio pochi. Però devo dire che sono rimasta stupita dalla pigmentazione, swatchandomeli in negozio, mi sono un po' riempita di tutti i colori e devo dire che, cioè, sono validi, nel senso che alcuni li ho trovati più pigmentati delle ultime palette che ha fatto Essence. Ci sono un sacco di campioncini della marca Elan che proverò, sono veramente tantissimi. E questa invece è la tisana che mi ha preparato la ragazza, sono stata contentissima perché è una tisana ai fiori di elicriso per riniti allergiche, quindi per l'allergia. E questa qui voglio provarla questa sera. Comunque il cambio degli armadi non ho proprio nessuna intenzione di farlo, infatti adesso ho deciso che userò il mio mitico iPad, così me lo posso portare in giro per la casa e voglio mettermi un po' di episodi di Orange is the New Black, che è un telefilm che ho scoperto questa settimana. Me l'avevate segnalato spessissimo su Periscope e io non ero ancora riuscita a vederlo. Poi questa settimana è successo che forse era lunedì sera, sono arrivata a casa dopo il lavoro e non so perché non avevo sonno. Così mi sono messa a guardarlo e mi ha presa tantissimo, cioè sono intrippatissima, tipo che in questi giorni ho visto 6 o 7 episodi, ho quasi visto tutta la prima stagione perché ne ha poi 13. Perciò adesso cerco di finire la stagione e di guardarmelo. Se qualcuno di voi lo guarda, mi faccia sapere cosa ne pensa. Io trovo che sia carino, forse in alcuni punti un po' troppo esplicito, però vabbè, lo sto guardando in inglese, io sempre con i sottotitoli, ma perché è una cosa che adoro è sentire la voce degli attori originale, non mi piace quella doppiata. Visto che me lo chiedete spessissimo, il sito dove guardo le serie in streaming in realtà non è un sito, perché io scrivo su internet il titolo della serie, poi di fianco scrivo streaming e lui mi trova un elenco di siti, no? E io vado sempre a cercare il link che rimanda a Now Video, quindi scritto proprio Now Video, semmai vi lascio il link qui sotto e lì riesco a vedere tutte le serie in streaming sia in italiano che sottotitolate. Ho stoppato un attimo la mia maratona di Orange is the New Black, che credo guarderò per tutto il giorno perché veramente mi prende troppo. No, ma questa dovevo dirvela, mi ha scritto mio fratello ed è stato appena morso da una scimmia. Praticamente, sì, detto così, dite una scimmia a Parigi, no, non è a Parigi in questi giorni, ma è andato, si è preso qualche giorno di ferie, insomma, ed è a Bali. In realtà starà anche un pochino, è proprio appena arrivato e l'ha già morso una scimmia. Ora sono preoccupata che gli venga qualcosa, infatti gli ho detto ti prego disinfettala bene, ho iniziato a fare l'ipocondriaca paranoica, tant'è che poi non mi ha più risposto, tipo adesso penso che non mi risponderà più perché l'ho agitato, secondo me invece di essere d'aiuto. E gli faccio: ma com'è che ha fatto a morderti una scimmia? Mi fa: perché l'ho guardata negli occhi e lei si è sentita sfidata. Sta cosa non l'avevo mai sentita, non so se sarà così o è lui che magari è andato lì a cercare: vieni qui, bella bella, piccolina, e quella tac l'ha morso. Non ho neanche capito dove, perché mi sono agitata talmente tanto che non gli ho chiesto dove l'ha morso. Non so se notate il prato completamente tagliato. Tra l'altro è uscito il sole proprio quando ormai avevo desistito e avevo deciso che non ne avrei preso. Comunque mi sono riuscita a staccare dal telefilm e mi sono messa anche a tagliare il prato. Adesso avrei bisogno di una doccia, però non credo. Perché non si chiude bene questa finestra? Però voglio iniziare a preparare almeno la cena, perché so che l'insalata di riso io ci metto una vita a farla. Ecco fatto, cenetta pronta e ci ho messo come al solito un po' di tutto. So che la chiamate in modi diversi in ogni posto d'Italia, io insalata di riso. Ci tenevo a dire una cosa che ultimamente sto leggendo sotto i video e lo sapete che
Le critiche mi vanno benissimo, sono super ben accette, comunque quando riguardano i video o quando riguardano il fatto che posso non piacere a tante persone e quindi dicono che noia, lo chiudo. Mi sta tutto bene, va tutto benissimo, anzi, lo sapete che io ascolto veramente tantissimo tutto quello che mi scrivete e cerco di rispondere a tutti i commenti, di leggerli, però ultimamente sto leggendo delle cose che non mi fanno assolutamente piacere, proprio riguardo al cibo. Infatti mi è venuto in mente adesso che sto per mangiare e ve lo volevo dire. E ho letto troppo spesso ormai, mangi troppo poco, non va bene come mangi, stanno passando dei brutti messaggi ed è una cosa che non mi piace assolutamente, proprio alla luce anche di un video che vi avevo fatto tempo fa e quindi tante persone dovrebbero aver capito che il mio rapporto col cibo è stato particolare negli anni e non è stato sempre positivo. Adesso che comunque ho raggiunto il mio equilibrio, in estate mangio sicuramente meno che in inverno. Però lo potete vedere da voi che io sto bene, che non sono sottopeso, che assolutamente sono piena di energie, ne ho fin troppe, cioè ne ho veramente da vendere di energie. Dai commenti che leggo, sembra addirittura che io non mangio più, non è assolutamente così, anzi, mangio quello che è giusto mangiare per me e io ascolto molto quello che mi chiede il mio corpo. Credo che, in realtà ognuno debba ascoltare il suo corpo e scegliere di mangiare quello che si sente di mangiare, nel limite ovviamente, finché si è in salute e si sta bene, ci sono dei momenti in cui mangio più volentieri e degli altri in cui mangio meno, ma perché ho caldo o comunque non sto tanto bene, posso essere sotto stress, ma non mi sembra giusto né dover giustificare le mie abitudini alimentari né che qualcun altro si permetta di giudicare le mie abitudini alimentari come io non giudico quelle degli altri. E non è vera, secondo me, la cosa, ah, ma se sei su YouTube allora ti prendi tutte le critiche. Va bene fino a un certo punto. Sulle abitudini alimentari e su queste cose ritengo che poi a quel punto si voglia far passare un messaggio che non è quello che voglio far passare io ed è un messaggio totalmente opposto. E in più, secondo me, prima di dire a una persona non mangi niente, hai smesso di mangiare, cose del genere, bisognerebbe anche pensare che magari se ci sono dei trascorsi, si rischia anche quasi di andare a urtare una sensibilità su un argomento che è abbastanza scottante per quanto mi riguarda. Quindi questa cosa ci tenevo a dirla e spero sotto questo video di non leggere di nuovo altri commenti, è troppo poco, mangi troppo poco e se no, vabbè, vorrà dire che avrò fatto un discorso a vuoto. Detto questo, la mia insalata di riso mi aspetta, mi metto a cenare che poi voglio fare una doccia e voglio tipo fare la serata spa. Ho mille coccole che mi aspettano lassù in camera. Tutto pronto per dare il via alla home spa, quindi la casa si trasformerà in una spa adesso. C'è il Clarisonic, però prima di tutto faccio il talasso, poi applico i fanghi, poi mi lavo. Maschera per gli occhi, ho scelto questa qui, Lotus. Maschera, no, maschera, questa qui è la mia crema occhi, crema viso. Lima e se riesco metto pure lo smalto stasera, attenzione. È incredibile quanto sono stordita perché se non mi preparo la scaletta mentale delle cose che devo fare, mi dimentico sempre dei passaggi. Tipo adesso ho fatto la doccia e mi sono resa conto di essermi dimenticata che avevo la CC colore di Collistar, quindi quella crema colorata che ho comprato ieri per tonalizzare i capelli e non l'ho fatta. E adesso non mi rifarò la doccia per rifarla. Penso che la userò domani sera o dopodomani a questo punto. Però se io me la fossi preparata lì insieme alle altre cose me ne sarei ricordata. Bene, seduta di restauro completamente terminata. Adesso mi sistemo nel lettino che devo ancora disfare perché oggi mi ci sono sdraiata 15.000 volte anche prima per farmi riposare la maschera contorno occhi che mi sembra tra l'altro molto buona. Mi sento proprio tipo liftata, non so come dire. Mi sento gli occhi super svegli, in realtà io invece sono molto stanca. Anche se oggi non ho fatto tantissimo come al solito, cioè non sono corsa di su, di qua, di là, sono rimasta tanto a casa, mi sento lo stesso molto stanca, probabilmente. È anche dovuta alla stanchezza accumulata in questi giorni. Comunque di solito la domenica ero sempre triste perché comunque era l'ultimo giorno di vlog, sapevo che di settimana non avrei più potuto vloggare e quindi è una cosa che mi è sempre un po' dispiaciuta quando arrivavo alla domenica sera a dirvi la buonanotte. Invece adesso con questa storia del weekly, quindi dei vlog della settimana,
Non lo so, non sono così triste perché so che tanto domani mattina riaccendo e ci siete di nuovo voi a farmi compagnia. E oltretutto mi portate un sacco di fortuna perché comunque questa settimana è andata molto bene e sono successe anche delle cose non bellissime, però delle cose tranquille. E niente, io vi do la buonanotte e comunque ci sentiamo domani con il weekly e ci vediamo il prossimo weekend con il vlog del weekend. Buonanotte!